dove cazzo vive quella vecchia di tua zia? La smetti di parlare così di lei? È l'ora che muoia per fottere tutti i soldi. Stronzo! Metti un CD, va, altrimenti mi addormento. Puoi anche ammetterlo che ci siamo persi, come al solito. Capito, guarda, ci sono Willy Coyote e Roadrunner. Cretino. Fermati un attimo e chiediamo dove siamo. Benzina e self-service. Avete visto che ora è? È solo informazione. Ci siamo persi, stiamo andando all'Atronico, ma non ci sono cartelli. Cartelli? Qui non c'è niente. Solo un attimo. Entra solo tu, ragazzina. Ehi, ti prego! Ti prego, mettilo giù! Quale dei due devo mettere giù, eh? Come? Se voi entrate. Ditemi cosa volete, smammate. Avanti. Una volta per tutte. Ditemi che cosa volete. È che stiamo andando da sua zia e ci siamo persi. Dove abita la zietta? È all'Atronico. Sai dirci che paese è questo? Questo? Questo è un paese di merda. Siamo stanchi. Per favore, potresti indicarci la strada? Stronzetta. Mi avete interrotto in un momento molto importante. E poi avete scelto il giorno sbagliato per andare dalla vecchia. È sempre il giorno sbagliato per andare a trovare la grassona. Deficiente. E perché dovrebbe essere il giorno sbagliato? Perché abbiamo mandato tutto a puttane. Questo posto era ridotto alla miseria e alla fame più totale. Poi arrivò lui. Uno capace di cambiare il volto di tutto. I terreni arsi ritornarono ad essere rigogliosi e l'Atronico divenne un fulcro commerciale più grande di quanto lo fosse mai stato. Si ristabilì un certo equilibrio tra gli abitanti, che finalmente ritrovarono gioia di vivere e ad armonia. Ma che stai dicendo? Equilibrio, armonia. Sei un cazzone ficcanaso, eh? Era un nobile, nato storpio e deforme. E dato
che faceva sfigurare i suoi genitori, questi decisero di affidarlo a un convento di monaci. Per questo lo chiamavano un munacendo. Una che? Ma finiamola con queste stupidaggini. Dobbiamo andare, lo vuoi capire o no? Adesso mi fai finire. Scelse questo paese del cazzo perché aveva fiuto per l'oro. E qui sorgeva la grande miniera degli Schitietti. Era il capo del posto, un buon diavolo. Oro. Mi piace. Continua. Ecco un altro furbasto. Anche bifolchi, una volta acquisita ricchezza e potere, divennero sempre più avidi e ingordi. E, pensando di poter fare a meno di lui, decisero di rinchiuderlo in una grotta, per liberarsi della sua ingombrante presenza. Pensavano che tutti quei benefici venissero da non so che strana sorta di poteri magici, ma in breve tempo andò tutto a puttane. Per causa di quei coglioni, tutte le ricchezze furono sperperate e il paese, come puoi vedere, è ripiombato nella miseria. Che coglioni, avessi avuto io tutti quei soldi. E lui, che fine ha fatto? Adesso ho una barba lunghissima, sai. Io vado a fumare. Ciao, bel maschione. Fanculo. A carattere la tipa, eh? Comunque, il munacendo è ancora qui, a vendicarsi degli inetti. Gli avidi e gli ingordi come chi lo rinchiuse, o le madri che non amano i propri figli, proprio come la sua. Li fa sentire come lui nella grotta. Ma che cazzo vuol dire? Che gli succede? Li trasforma tutti in cazzo di morti viventi! Ogni anno la stessa fottutissima notte! E sarebbe questa. Idiota! Aveva ragione mio padre! Ma giuro che se per 5 minuti... Ehi, ehi, ehi! Due piccioni con una fava! Serata fortunata! Trallallero, lallallà! Quanti soldi mi darà? Il barbone, chi lo sa? Trallallero, lallallà! E il frocetto? Mistero! Baciami le palle, coglione! Cristo! Che cazzo volete? Ciao, ciao, ciao! Fai un altro passo e questo bel faccino diventa cibo per cane! Non me ne frega un cazzo della ragazza! Lasciatemi in pace, ti faccio saltare il cervello! Fegatami, eh? Voglio proprio vedere come ci riesci! Lasciala a me, tu vai a prendere i soldi! Hai finito di rompere il cazzo, eh? Dopo averti ammazzata, andrò dalla tua amata zietta, prenderò i suoi soldi e la rispedirò al creatore! Il Verne aveva solo questi quattro spicci del cazzo. Non vale nemmeno la pena di dividere. E infatti li tengo tutti per me. Dimmi cosa sta succedendo! Dimmi cosa sta succedendo! Lui. In fondo non ti ho mai sopportata, sai? Tu e i tuoi sentimenti del cazzo! Non ho bisogno delle tue carezze di merda! Io voglio solo i soldi! I soldi! Non hai capito che...
formica. I can feel it rising up with women on the other side. And now I don't have much to hide. I have a pistol of love. I have the heart of a loaded gun. I'm a killer of shyness and a killer of kindness, an ambassador of actual fun. A resting place for you and me. That is the place for us to be. For we are wild, full of grace, with many rowdy days to face. I tear down every door, drive the tables from the bar and more, to be another receiver and a loving believer. Your